Siamo a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Ecco, parliamo del bergamotto di Reggio Calabria. Qui, anni e anni fa, un prete realizzò la tabacchiera con la buccia del bergamotto. Intanto il bergamotto è un frutto, che nasce nella provincia di Reggio Calabria, addirittura anche a Varapodio. Sì, allora a Varapodio abbiamo già dei bergamottetti che risalgono ai primi del 1900, infatti ancora ci sono queste cultivar, però qui a Varapodio nel 1994 nasce la tabacchiera da fiuto dei Don De Masi, il quale riscopre questa tradizione grazie a un viaggio che aveva fatto in America. Infatti lui andando in America trova una coppia che faceva 50 anni di matrimonio, gli cercano una tabacchiera. Perché loro 50 anni fa avevano fatto le bomboniere con questo oggetto. Lui si mise alla ricerca di questa tabacchiera, trova un anziano signore a Gallico che gli spiega la tecnica. Lui inizia, come dire, per gioco, ha fatto 5 pezzi, li spedisce in America, però lì riesce a capire, ho scoperto una tradizione che praticamente si era persa da più di 50 anni. Quindi un po' per gioco inizia a fare queste tabacchiere, poi diventa una vera e propria attività. Lavoravamo noi come famiglia, poi piano piano purtroppo lui era anziano, è venuto a mancare nel 2009. Noi dal 2009 stiamo continuando questa produzione di queste fantastiche bottigliette che si chiamano tabacchiere da fiuto, riprendendo una tradizione storica e utilizzandola anche come souvenir tipico della Calabria. Voi non fate solo le tabacchiere, ma producete altri articoli come il sapone, gli essenze di Sì. bergamotto, ecco, tante altre dolci, ecco, tante altre cose. Noi facciamo, a parte la tabacchiera, anche degli altri souvenir che sono rose in buccia di bergamotto, composizione floreale che possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di evento, delle scatoline che si aprono che possono essere utilizzate come portagioia, portaspezie o profuma biancherie, e in più abbiamo sia i saponi che le essenze, sempre fatte con il bergamotto di Reggio Calabria. Ecco, è conosciuto il bergamotto di Reggio Calabria dai calabresi o dagli italiani di più? Allora, il bergamotto di Reggio Calabria è conosciuto di più dagli stranieri o dagli italiani che vengono dal nord Italia, poco da quelli che si trovano nel sud Italia. Purtroppo c'è questa controtendenza. Io che sono anche una guida turistica, quando accompagno dei gruppi, quelli dell'estero, soprattutto i tedeschi, conoscono il bergamotto, gli austriaci lo conoscono, gli olandesi lo conoscono, gli italiani del nord Italia sì, dal Molise in giù questo bergamotto sembra una cosa mai sentita, come se non fosse mai esistito. Purtroppo, ma pure i calabresi stessi, quando li accompagno e gli parlo di bergamotto, molti non sanno nemmeno che cos'è e siamo nel 2023.